5 partite, quindi siamo volati, non c'è una rete, 15 punti a disposizione, quanti ne dobbiamo fare? No, secondo me sono più dei punti, dobbiamo guardare già da domenica, pensare di fare una partita propositiva e cercare la vittoria, che ci manca da un po' di partite purtroppo. C'è da dire che le altre squadre, tra virgolette, nella nostra situazione devono tutte giocare con le prime della classe, nel senso devono giocare con Bassano, Pavia, Alessandria, ti conto il Monza, la Giana, cioè hanno tutti scontri con squadre di vertice, quindi noi dobbiamo pensare a noi in questo momento e cercare di fare più punti possibili in queste 4 partite e appunto poi ottenere la salvezza il prima possibile. Perché siamo arrivati a questa situazione? Cosa è successo? Ma diciamo che io posso dire una cosa, io sono arrivato qua, adesso sono 5 partite che gioco e mi sono fatto la mia idea. Io come abbiamo giocato con squadre tutte prime della classe, abbiamo preparato bene le gare, appunto forse ci è mancato un po' di lucidità davanti, che forse potevamo sfruttare meglio certe situazioni, e adesso staremo a parlare di altre partite. Però comunque io guardo i nostri 39 punti, guardo queste ultime 4 partite e possiamo arrivare a fare due vittorie tranquillamente nelle prossime 2 partite. Quindi partire da una vittoria domenica, cioè certo, sfruttare il tutto ad altri. Sì. Già una vittoria domenica sarebbe secondo me fondamentale per quanto riguarda il discorso salvezza, perché Monza andrà ad Alessandria a giocare. Però qua tutti si aspettano un Real Vicenza che a vedere la classifica sia tranquillo, diciamo. Per me non è così, però ti dico la verità, perché le prime volte entrano nella Team Cup, io l'ho fatta, non conterà tantissimo, però è sempre una cosa prestigiosa, penso. Quindi noi ci aspettiamo una squadra vogliosa di far bene e di concludere un campionato tra le prime 8. Poi la squadra della Vicenza secondo me è composta da giocatori di livello altissimo, quindi sarà una battaglia a tutti gli effetti domenica, non sarà una partita facile per niente. Fare le sperimentazioni che avete fatto di volte, diciamo così, 3 punte, 2, vi ha creato problemi, sono cose che non andavano magari preparate prima? Ma io ti posso dire che secondo me in questo è stato bravo il mister a leggere bene tutte le gare con le grandi squadre, perché andare ad Alessandria, neanche noi magari ci aspettavamo il cambio di modulo, arriviamo lì, giochiamo in un 3-5-2, lui aveva preparato benissimo la partita, io penso che Alessandro abbiamo giocato a testa alta, anzi ti posso dire che tutti i miei ex compagni quando siamo usciti da là ci hanno fatto i complimenti. Poi ti dico, secondo me la partita di Mantova, ancora se ripeto, non è questione di modulo, ma lì è stata proprio questione di chiama la giornata sbagliata, chiamala un po' abbiamo preso 2 schiaffi subito, diciamo, e quindi ci hanno un po' ammazzato, e noi non siamo stati bravi noi, ecco. Però poi ho visto un Bassano che ha vinto il Sassi, ma che poco ha meritato. Il Pavia, che cioè, abbiamo meritato noi lo stesso, secondo me. E abbiamo raccolto pochi punti e purtroppo agli occhi di tutti si vedono che la squadra non si è dato partite. Questo forse è il purtroppo è la cosa più. Cioè, anche io ti dico la verità, io questo ci sto male, perché io sono venuto qua per rilanciarmi, per far bene e far 5 partite senza segnare, un po' mi fa male, però durante la settimana sto cercando di lavorare al meglio insieme ai miei compagni di reparto, di attacco, e posso assicurare che stiamo dando il massimo e secondo me come riusciamo a sbloccarci non ci fermeremo più. Visto che guardando queste 5 partite che hai fatto, io sbaglierò, ma hai tirato pochissimo. Sì.
perché no, non ti sbagli, non ti sbagli. Cioè, proprio non hai avuto la possibilità. No, ho avuto solo, secondo me, le occasioni clamorose sono state una bassana fino al primo tempo, quella che ho tirato alto, sì. E poi due gol Monza, una che mi ha salvato, un gol già fatto, una botta sicura, e una che secondo me c'è stato. E mai c'è rigore. Io ti posso dire che forse in questo momento le mie caratteristiche magari non le sto, cioè non sto sfruttando al meglio, anche forse magari un po' per colpa mia, non so, diciamo quello. Però vedendo le mie prestazioni, io penso che sto facendo tutte le prestazioni di sacrificio, che magari è una delle mie qualità, ma non è la mia qualità migliore. Il momento non è di quelli migliori, nel senso non è che siamo una squadra serenissima che adesso può permettersi di fare il calcio spettacolo. Per me stiamo preparando le partite bene e le occasioni le stiamo avendo. Magari non le sto avendo io, magari non le sto avendo più Maiorino, anche domenica ha avuto Foglia, abbiamo fatto belli scambi, anche... diciamo che anch'io devo migliorare, forse sto sbagliando qualcosa io, però non so, anch'io un po'... Sta condizionando questo fatto del genere? No, io ti dico la verità, io sto pensando a vincere il prima possibile. Un attaccante deve essere egoista, se non prima di dirlo, però credo di essere un giocatore molto generoso io, e quindi... non mi sto sfasciando il cervello del gol, anche se ti dico la verità, un po' mi manca, un po' molto mi manca. Però l'importante è che riusciamo a fare una vittoria il prima possibile, al di là di chi segna. No, come ti stai trovando al giocare con due giocatori come Maiorino Baraglio e quindi ritrovarti a fare il centravanti, cosa che comunque nelle ultime stagioni hai fatto poco, se non sbaglio. Sì, diciamo che ho fatto poco perché i primi anni era Cosenza e c'avevo davanti giocatori come Biancolino, quindi ho fatto solo 8 partite con il centravanti. Però ogni volta che potevo mi sono sempre messo e giocavano 3-4-3 lo stesso. Poi a Savona alla fine ho fatto, diciamo, quel ruolo dietro Virdis, però alla fine erano attaccanti. A Sant'Arcangelo giocavamo con il trequartista, le due punte. Quindi è il ruolo che secondo me con questa squadra può esprimere meglio le mie caratteristiche. Sicuramente io non sono la prima punta, quella di peso, anche se sto riuscendo a difendermi bene, perché però piace più di manovra, e come crescerà in queste partite è già cresciuto un po' il conoscersi meglio tra Maiorino, Buonaiuto, Barbuti, Baraglia, adesso sono sicuro che riusciremo a esprimerci meglio. Sta tornando giù Frida, è importante? Ma io... Tu c'hai giocato, non c'hai giocato? No, non c'ho giocato, sicuramente io in questo gruppo ho visto tutti i giocatori importanti, quindi ti dico benvenga Giù Frida nel gruppo. Un giocatore che io ho visto, io seguendo la Torres ho visto che è un giocatore di carattere che ci potrà dare sicuramente una mano per questo finale di stagione. Quindi domenica questa partita con Vicenza, cosa c'ha in più di difficile per la... Sono poco contento che Cesta non viene qua a passeggiare, che è una buona squadra, e in più la necessità di vedere voi. Diciamo che secondo me la cosa più difficile adesso è appunto far capire che la partita non è così semplice, è un gioco di parole, però la verità è questa. In più noi ci giochiamo tanto in chiave salvezza e mentalmente per noi non deve essere una partita che arriviamo lì con troppa pressione, troppa paura di sbagliare, ma deve essere una motivazione in più per riuscire a fare un finale di stagione bello come vogliamo noi, perché fino adesso abbiamo lavorato tanto e dobbiamo raccogliere i frutti, ma per me faremo un gran finale di stagione. Il fatto di segnare poco può condizionare il modo di giocare una squadra. Penso ad esempio ai difensori che giocano un po' meno la palla. Ma nel senso, sbaglio, prendo gol. Ma sicuramente io ti posso dire, sì, ho capito. Ti posso dire che
quando non si fanno i gol è colpa degli attaccanti, certamente, ma quando non si prendono, io ti posso dire la verità, ci stiamo facendo anche un bel mazzo avanti, come è giusto che sia, però io penso che la fase difensiva stia partendo prima di tutti da noi attaccanti. Poi noi in questo momento guardiamo giustamente gli aspetti, tra virgolette, negativi, nel senso che gli attaccanti non segnano, però in 8 partite, se non sbaglio, quanti gol abbiamo preso? Forse non sta neanche più, non stiamo più prendendo tiri in porta, che come domenica l'altro oggi non ci hanno più fatto tiri in porta, quindi dico, l'atteggiamento che stiamo avendo è un atteggiamento richiesto dal mister in questo momento, e dobbiamo migliorare appunto nella fase offensiva, perché in quella offensiva secondo me stiamo facendo quello che ci sta chiedendo lui. Insomma, dal punto di vista, com'è l'ambiente? L'ambiente deve essere ottimista, noi lo siamo. Ti dico la verità, pessimismo io non l'ho mai avuto. Purtroppo i fatti parlano di 8 partite che non vinciamo, ma se io vado a vedere le prestazioni, cioè, non vedo prestazioni morte. E quindi questo mi dà fiducia e dà fiducia al gruppo per un buon finale.